i professori, per esempio, non possono essere mai dei grandi scrittori. William Faulkner, uno scrittore che io amo molto, premio Nobel della letteratura americano, faceva il lavapiatti. Lo stesso García Márquez comincia come giornalista di cronaca nera. Perché? Perché il professore diventa prigioniero di una complessità mentale, di teoremi che si costruiscono nella sua mente, di, come dire, di strutture mentali che sono anche corrette, che ne possono fare un grande saggista, un grande teorico, economista, filosofo, quindi può elaborare, giurista, può elaborare delle grandi teorie, però poi non è in grado di scrivere l'uomo, la verità. Questo lo possono fare soltanto le persone che hanno dei forti sentimenti e buttano fuori quello che hanno senza stare troppo, diciamo, a interpretare quello che hanno con lo specchio delle strutture mentali. Quindi lei dice che un professore non è un creativo? È un creativo all'interno delle sue sovrastrutture, lì può essere anche un grande creativo, cioè noi abbiamo avuto grandi Hegel, Nietzsche, che hanno creato delle grandi elaborazioni filosofiche, prima ancora Platone, Aristotele, dei grandi giuristi, no? Io ho fatto studi giuridici, abbiamo dei grandi giuristi, Ugo Grozio, no? Grande giurista olandese, Van Grot, come lo si può anche definire, hanno fatto delle grandi elaborazioni, ma non la scrittura, la narrativa vera. Grazie, professor San Giuliano.